La riforma è una riforma della procedura, non è una riforma della disciplina giuridica sostanziale del matrimonio. Come ha detto il Papa, è praticamente una gratuità del processo, che non vuol dire che tutti i processi in nullità matrimoniale sono gratuiti. Naturalmente è una rivoluzione. L'ultimo epocale cambiamento voluto da Papa Bergoglio passa dalla riforma del diritto canonico in tema di nullità matrimoniale. Tra le novità più importanti introdotte dal pontefice di sua iniziativa con un motto proprio: i processi di nullità saranno più brevi, le cause gratis per quanto possibile e il potere decisionale spetterà al vescovo. Bisogna subito fare chiarezza, si parla di nullità di matrimonio e non di annullamento. La Chiesa infatti continua a sostenere che il vincolo resta indissolubile davanti a Dio e dunque non può essere annullato ma solamente reso nullo, cioè come se non fosse mai esistito. Papa Francesco in particolare ha disposto che i processi siano più brevi, ma non per questo meno attenti nel loro sviluppo. Si passa infatti a una sola sentenza, sparisce la seconda doppia decisione conforme. L'altra novità prevede che il vescovo diocesano diventi giudice di prima istanza e potrà esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri. Papa Francesco infine chiede, per quanto sia possibile, che le conferenze episcopali assicurino la gratuità delle procedure. Si parla dunque di novità rivoluzionarie e per approfondirne il significato abbiamo sentito voci e pareri autorevoli. Questo provvedimento è una vera e propria legge canonica. È molto importante perché cerca di venire incontro alle esigenze che nascono in tutti quei casi nei quali un matrimonio finisce per un vizio di origine. Non si tratta ovviamente di divorzio, si tratta di accertare un fatto che ha all'inizio, sin dall'origine, viziato il consenso matrimoniale e che quindi è in qualche modo la causa di ciò che poi dopo è avvenuto. Per vizi di origine si intendono l'aborto procurato, la violenza fisica per estorcere il consenso e ora si aggiunge anche la mancanza di fede. La riforma è una riforma della procedura, non è una riforma della disciplina giuridica sostanziale del matrimonio. Tra l'altro il matrimonio nella sua struttura essenziale, come istituto naturale, quindi valido per tutti gli uomini, e come sacramento, quindi per quanti coloro che sono battezzati, non è modificabile da nessuno, nemmeno dal Papa, nemmeno dal Concilio. Come abbiamo detto, grande importanza nel processo avranno i vescovi, ai quali viene affidato il compito di decidere. Come ogni riforma, ci possono essere dei rischi, per esempio il rischio di una banalizzazione, e qui naturalmente sarà la responsabilità dei vescovi. Un obiettivo preciso di Papa Francesco è quello di snellire le procedure per arrivare alla nullità. Il processo era già breve, ma si è voluto renderlo ancora più snello. E per cui affidando questa prima parte al vescovo, cioè la prima presentazione viene fatta al vescovo, dopodiché si può procedere o con rito breve, rito oppure col rito ordinario. Altra novità che ha fatto particolarmente discutere è quella della gratuità. Come ha detto il Papa, è praticamente una gratuità del processo, che non vuol dire che tutti i processi in nullità matrimoniale sono gratuiti. Innanzitutto ci sarà la gratuità per quanto riguarda le spese processuali, che finora erano quelle che erano in primo, in secondo, in terzo grado, ma questo non vuol dire che se c'è bisogno di una perizia il perito non va pagato, o tantomeno non vanno pagati gli avvocati. Altro aspetto importante della riforma voluta dal Papa è la decadenza di tutti i diritti che attualmente spettano a un ex coniuge. Se il matrimonio era nullo è chiaro che non può avere gli alimenti. Per quanto riguarda i figli è tutta una questione a sé stante, perché i figli sono figli di entrambi, che ci sia stato il matrimonio o no. Ma come per ogni cambiamento, le incognite sono sempre dietro l'angolo. Naturalmente una rivoluzione abbastanza importante come questa può avere degli effetti collaterali che sono difficili da valutare anzitempo. Penso per esempio a tutti i separati e divorziati che hanno avuto e hanno problemi con l'amministrazione dei sacramenti, no? Come sappiamo c'è un grande dibattito intorno a questo problema,
Ecco, immagino, posso ipotizzare che alcuni di loro, vista più facile, più semplificata la strada della nullità del matrimonio, possano imboccare questa strada per risolvere i loro problemi.